in collaborazione con Autocarrozzeria Veronese. Dal 1964 ripariamo l'impossibile, anche i camper. RL Net si occupa di connessioni a banda larga, centralini e telefonia VoIP, videosorveglianze, assistenza informatica, progettazione e assistenza reti wireless e cablate. Ci trovate in via Levone 2 bis a Forno Canavese. Il raduno 2017 di Corio Canavese, riservato alle Lancia Delta, arriva in un momento importante per questo storico modello della Lancia. Ricordano quest'anno i 30 anni della prima vittoria mondiale al Monte Carlo del 1987. Qui a Corio saranno due giorni di spettacolo e divertimento. Il giro turistico nelle valli canavesane e di Lanzo e poi le due prove spettacolo, una in notturna, ma divertimento, sport e soprattutto grande passione per la Lancia Delta. Venite con noi, adesso andiamo. Gli appassionati non lo hanno dimenticato. Sembra soltanto ieri, perché rimane incancellabile il ricordo di quella notte sul Turini, che regalò agli sportivi italiani una delle vittorie più belle della storia del rallismo. Il 1987 fu un anno di profondi cambiamenti per lo sport dell'automobile. La triste parabola delle vetture di gruppo B aveva scritto il suo ultimo capitolo e il mondo dei rally si preparava ad una nuova era. Sulle strade monegasche debuttava la Lancia Delta. L'impressione di vettura acerba e ancora lontana dall'essere vincente venne subito cancellata dai risultati. Un duello entusiasmante fra le strade innevate del Principato, fra Biasione e Kankunen, regalò quella che rimane nei ricordi una delle vittorie più belle, destinata a proiettare la Lancia Delta nell'Olimpo delle vetture più amate. Un amore e una passione che ancora oggi, a 30 anni dal primo di numerosi trionfi che seguirono, non accenna a diminuire. Essere possessore di una Lancia Delta è qualcosa di speciale, difficile da raccontare se non hai la fortuna di viverlo da vicino. Corio Canavese anche quest'anno è stato l'appuntamento immancabile per gli appassionati della celebre berlinetta Lancia. Oltre 70 le vetture che hanno preso parte alla due giorni organizzata nella suggestiva cittadina canavesana che lega la Valle di Lanzo all'Anfiteatro Morenico. Il raduno Lancia Delta di Corio Canavese ha raggiunto la sua 11ª edizione. Ritornato nel 2016 dopo alcuni anni di stop, ha preparato un ricco menù turistico gastronomico che ha permesso di visitare alcuni luoghi rappresentativi del Canavese e delle Valli di Lanzo, unendo in modo impeccabile il piacere di calcare le strade rallistiche della provincia di Torino con la tradizionale accoglienza locale.
ma a tutto questo si è unita un'importante motivazione benefica. Tutto il ricavato è stato infatti devoluto ai reparti pediatrici degli ospedali di Cirié e del Regina Margherita e all'associazione Onlus Ospedale Dolce Casa. Presenti i medici Adalberto Bragdelprever e Roberto Laudati. Un raduno per essere piacevole deve prima di ogni altra cosa offrire uno spiccato carattere dinamico. Un imperativo che il team di Corio Canavese ha messo in pratica alla lettera, accompagnando già nella giornata di sabato i partecipanti lungo le strade canavesane e soprattutto sulla prova di Pratiglione, che ha vissuto molte edizioni del Rally della Lana, del Rally Città di Torino e che da molti anni è teatro di sfida nella Ronde del Canavese. Un tour che ha fatto tappa a Fordon Canavese e precisamente nell'azienda di stampaggi di Giovanni Val, che ha accolto i deltisti con un ricco buffet. Un clima di allegria nel segno di una passione condivisa, che ad un certo punto ha anche accolto quella che è stata senza dubbio una piacevole sorpresa. Queste sono le sorprese del Delta Day di Corio, non soltanto Lancia Delta, non soltanto divertimento automobilistico, ma Eric e Giovanna ci hanno fatto una sorpresona perché si sono sposati oggi, ma hanno voluto raggiungere qui Forno Canavese per farci una sorpresa, per salutarci. Eric, intanto auguri. Grazie. Sappiamo che tu l'anno scorso eri qui con noi con la Delta. Oh sì, ero a Corio, anche, c'era anche la mia adesso sposa, era con noi, abbiamo fatto una bellissima festa, 2 giorni, siamo stati veramente bene. E alla fine il giorno fatidico è arrivato, Giovanna. Era ora, meno male. Siete felici? Tanti anni, visto che io a lui lo conosco da quando avevo 8 anni e dopo 23 anni ci siamo ritrovati. Ed è stato il mio primo amore da bambina. Bene, che bello, che bello. E gli amici delle Delta vogliono augurarvi una vita di grande felicità. Grazie. Per tutta la vita, viva voi e viva le Delta. Grazie mille. La carovana ha poi fatto ritorno a Corio per la cena, alla quale hanno partecipato alcuni ex meccanici Abarth.
E come tradizione la prova spettacolo in notturna, allestita su un tracciato cittadino. Il percorso identico allo scorso anno è stato però modificato nel senso di marcia. Una serata di adrenalina e spettacolo che ha richiamato moltissimo pubblico. RL Net. Non hai internet? La tua ADSL è troppo lenta? Noi abbiamo la soluzione. Internet veloce e senza fili a casa tua. RL Net. Uno splendido sole ha accolto i partecipanti del raduno Lancia Delta di Corio anche la domenica. Il programma prevede un altro tour, questa volta sulle strade delle Valli di Lanzo, alla volta di Cantoira. Oh.
Incastonata negli splendidi scenari alpini, Cantoira, a circa 750 metri sul livello del mare, è apprezzata meta turistica ed ha accolto gli appassionati Lancia Delta con grande entusiasmo, come ci conferma il sindaco Celestina Olivetti. Oggi abbiamo voluto ospitare anche noi per la prima volta questo raduno. Siamo felici di far scoprire le valli sia agli organizzatori e ai partecipanti, e credo che la cornice oggi sia una cornice eccezionale. Abbiamo un tempo spettacolare, basta alzare gli occhi e guardare la cornice che circonda questo meraviglioso posto e invoglia sicuramente a visitare Cantoira e le sue valli. In fila per il ritorno a Corio, ma prima si fa tappa come sempre a Venne, dove la panetteria Massa Micon ha preparato un ricco aperitivo. Il pranzo preparato dai volontari, le parole e la simpatia dei personaggi che hanno animato questa due giorni canavesana. E poi ancora una volta lo spettacolo offerto dalle Lancia Delta da competizione, che ha concluso questo piacevole, divertente ed emozionante weekend.
ma che mi faccio? E siamo curiosi di scoprire le impressioni di chi ha vissuto insieme a noi questa due giorni motoristica. La connessione all'undicesimo raduno Lancia Delta di Corio Canavese è stata garantita da RL Net. Scherzi a parte. Fausto Leonardi, main sponsor di questa occasione dedicata alle Lancia Delta qui a Corio. Cosa ne pensate? Come vi siete trovati? Beh, direi un'ottima due giorni, mi sono trovato benissimo, mi sono divertito tantissimo. Devo dire un plauso all'organizzazione perché è stato tutto impeccabile, ineccepibile. E come ho già detto prima, nobile il pensiero di devolvere tutto il ricavato ai bambini, quindi è uno dei motivi per cui mi ha spinto a sponsorizzare questo evento piuttosto che un altro. Voglio ringraziare i dipendenti che mi hanno dato una mano a allestire lo stand, a garantire la diretta e a fare in maniera che tutto funzionasse, anche la connessione, e quindi mi sembrava doveroso dire grazie anche a loro. Ancora una volta, bravi a tutti, all'organizzazione e a questi due giorni. È una collaborazione nata quasi per caso, ma adesso si rinnova il prossimo anno? Decisamente, bene. Decisamente, sì, senza dubbio. Grazie e buon lavoro. Grazie. E adesso preparatevi, perché come al solito la cosa più difficile da contenere è l'entusiasmo, la simpatia e quel pizzico di sana follia che sanno regalarci gli organizzatori del Raduno Delta di Corio Canavese, con il quale chiudiamo questa puntata di Motor Week, ringraziandovi di essere stati con noi e ricordandovi che ci trovate anche su Facebook. Dai, diventiamo amici. Amici di Motor Week, io lo so che questo sarà un momento molto difficile, perché dobbiamo cercare di farci raccontare... Amici di Motor Week, io so che mi interromperanno nuovamente, sarà un momento molto difficile. Si conclude qui l'undicesimo raduno Lancia Delta a Corio Canavese, ognuno si sta facendo gli affari suoi, ma perché questa è stata una festa, è stata due giorni davvero entusiasmanti, con gente soprattutto educata, per il momento di fare i seri. Pierino, allora, undicesimo anno... Rifate che devo riprendere. Bene amici di Motor Week, ci riproviamo un'altra volta. Amici di Motor Week, proviamoci ancora una volta. So che sarà difficile concludere perché qui è una festa, perché si è concluso con un grande successo l'undicesimo raduno Lancia Delta di Corio Canavese. Siamo con gli organizzatori, ognuno con il suo ruolo, dalla cucina all'organizzazione del percorso. È stata una grande due giorni. Pierino De Vietti, una delle anime di questa undicesima edizione, già dalla prima edizione. Ogni anno è un'emozione, Piero. Sì, per me sì, è sempre un'emozione, è sempre una... È sempre una cosa nuova, purtroppo l'organizzazione sono dei disgraziati perché ogni anno mi fanno una sorpresa. Io gli voglio bene a tutti e spero di continuare per tantissimi anni assieme a loro, perché è solo grazie a loro che io riesco a ottenere la mia grossa passione. Grazie, grazie, grazie a tutti quanti. Ecco, c'è una cosa da dire, durante la tua premiazione hai nominato una persona come una delle anime vere di questo raduno, che è Laura. Sì. Laura che ha curato la logistica, ha curato l'ingresso dei partecipanti, tutto quanto. Laura, anche quest'anno contenti? Bello, 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 bello. Siamo stati bravi, possiamo dirlo. E Ivano cosa dice? Cosa devo dire? Eccolo qua. Se non l'avesse detto ci saremmo preoccupati, è vero? Giusto. Tutto bene, tutto alla grande, ottimo, vi aspettiamo? Forse. Forse l'anno prossimo o massimo tra due anni. Bene, perché ci sono delle idee che stanno nascendo. Roberto, che ha curato insieme a tutti i ragazzi l'allestimento e il percorso. Sì, diciamo che è andato tutto bene, ringrazio tutti i ragazzi che ci hanno dato la possibilità di farlo, è andato alla grande, direi tutto più che regolare. Quindi grazie a tutti, grazie agli organizzatori, grazie a tutti. È una bella emozione tutti gli anni farlo e dare una mano. Grazie. A Silvia facciamo gli auguri perché secondo me al prossimo Delta Day di Corio Canavese ci sarà un frugoletto, una frugoletta in più che ci terrà compagnia. Lei è stata una delle anime della cucina invece. Più del servizio che della cucina. Ho seguito le ragazze che servivano ai tavoli e le ringrazio tutte perché sono state tutte meravigliose. E invece, per quanto riguarda la cucina,
abbiamo una signora che è stata spettacolare, a cui dobbiamo davvero fare i complimenti perché ha curato in modo impeccabile la cucina per 2 giorni. Direi proprio di no, comunque va benissimo, quel che si conclude bene va tutto bene. Bueno, l'importante è che sia andato, che siano rimasti tutti contenti, che sia tutto a posto. Unino Catania, che è reduce da un matrimonio e ci ha raggiunto proprio nella notte per essere presente all'ultima giornata del Delta Day. Gli hanno dato adesso la maglia del raduno. Nino, ci siamo divertiti anche stavolta. Un casino, abbiamo mangiato la gorgonzola ieri sera, salame, toma, ci siamo divertiti, abbiamo mangiato e bevuto alla faccia di chi ci vuole male. Ma a Corio ci si diverte. Sì, con la carne alla brace, buon vino e compagnia a modo. E se io avessi bisogno di un caffè adesso, cosa faccio? Posso venire da te? Certo. Bene. Ma subito, andiamo. Andiamo, però prima salutiamo tutti gli amici del Delta Day di Corio Canavese. Mi porto nuovamente qua, qui c'è un delirio ormai, ma è una festa. Se ci allarghiamo un momento, là ci sono gli amici che stanno facendo festa. Questo è il Delta Day di Corio Canavese. Arrivederci alle prossime, amici di Motor Week. RL Net. Non hai internet? La tua ADSL è troppo lenta? Noi abbiamo la soluzione. Internet veloce e senza fili a casa tua. RL Net. In collaborazione con Autocarrozzeria Veronese. Dal 1964 ripariamo l'impossibile, anche i camper. RL Net. Si occupa di connessioni a banda larga, centralini e telefonia VoIP, videosorveglianze, assistenza informatica, progettazione e assistenza reti wireless e cablate. Ci trovate in via Levone 2 bis a Forno Canavese.